Ben ritrovati, nuova puntata del nostro live special, già intento a leggere i suoi giornali, Giovanni Scandiffio. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Antonella, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Io me li sto leggendo intanto. Ormai sì. Apriamo quest'oggi parlando della politica lucana, prosegue il dibattito in vista delle elezioni regionali nel 2024, tra qualche settimana. Azione Basilicata Casa Comune nel pomeriggio di ieri si sono scontrati a suon di note ufficiali. Continua costante l'asse Roma Potenza per definire gli accordi di coalizione nel centrodestra e per provare a raggiungere un'intesa sul nome del candidato di coalizione per le regionali della prossima primavera. Questa volta è stato organizzato un tavolo romano tra i rappresentanti di Forza Italia e Fratelli d'Italia nazionali e locali per capire se ci sarà il paventato, secondo i ministri Tajani e Casellati, Bardi bis, o se i meloniani, forti del maggior consenso nazionale e regionale, possano trovare accoglimento alle richieste di scegliere loro il nome del successore del generale. All'incontro, che pare sia in corso e che è stato definito interlocutorio, dovrebbero essere presenti per Forza Italia Gasparri, Taddei e Casellati. Certa invece è la presenza del governatore Bardi, che dopo aver inaugurato l'area lucana della Bitta a Milano si è fermato direttamente nella capitale. La delegazione dei parlamentari eletti in Basilicata per Fratelli d'Italia appare invece composta dal senatore Gianni Rosa e dal deputato Aldo Mattia, oltre che da Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito. Improbabile la fumata bianca già nel pomeriggio, considerato che al confronto non partecipa la Lega, impegnata, dopo il passo indietro sardo di Solinas ad appannaggio di Truzzu, a vantare contropartite. Quella lucana potrebbe essere la candidatura di Pasquale Pepe, anche se, allargando l'orizzonte, il Veneto con Zaia e la Lombardia con Fontana sono aree troppo importanti da riconfermare e che potrebbero focalizzare maggiormente gli sforzi del Carroccio di fronte ad un possibile riequilibrio dei poteri in coalizione. Tutto tace sul fronte opposto del centro-sinistra, anche qui la partita è tutta romana con Schlein, Conte e Speranza a cercare nomi e equilibri interni che al momento sembrano distanti diversi chilometri, gli stessi che separano la Basilicata da Roma. Era il servizio riferito all'incontro del centrodestra a Roma. Ora vediamo quanto si sono detti Azione e Casa Comune. Botta e risposta tra Azione e Basilicata Casa Comune verso le regionali lucane 2024. Il segretario regionale della Basilicata di Azione, Donato Pessolano, ha chiesto ad Angelo Chiorazzo, indicato da tempo da Basilicata Casa Comune come candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, di prendere atto dell'impasse e di rimettere la sua candidatura a governatore. Secondo Pessolano, è evidente che una candidatura che non incontra adesioni ampie delinea un quadro fallimentare sicuramente non competitivo. Pessolano ha parlato di mesi di incontri che nulla hanno prodotto nonostante la chiarezza delle posizioni espresse, fondate tutte sul rispetto delle reciproche prerogative a garanzia del pluralismo democratico e delle parti in campo. Da mesi, ha aggiunto, proponiamo un metodo diverso al tavolo, che è quello di una condivisione di più nomi sui quali discutere e fare sintesi. Abbiamo anche bocciato le ipotetiche primarie, dice ancora Pessolano, che avrebbero senso di esistere solo dinanzi a nomi di espressione diretta dei partiti. Al contrario, non si intravede alcuna cornice politica che le giustifichi. Pronta la risposta di Basilicata Casa Comune, sembra davvero singolare che il segretario di un partito che dichiara di poter stare indifferentemente col centrodestra o col centrosinistra chieda un passo indietro all'unico candidato in campo del fronte moderato e progressista. Così, in una nota Lindo Monaco, coordinatore politico di Basilicata Casa Comune, che ha indicato Chiorazzo come candidato alla presidenza della regione, in particolare Monaco ha fatto riferimento ad una dichiarazione del segretario lucano Pessolano, che ha chiesto a Chiorazzo di rimettere la sua candidatura, fa venire il dubbio che, ha continuato Monaco, abbia trovato porte chiuse dall'altra parte o che tenti di continuare a frenare il centrosinistra con problemi bizantini e pregiudiziali di rito, come si sta facendo da mesi. Anche perché appare incomprensibile, conclude Lindo Monaco, come le primarie che lo stesso Calenda invoca in ogni dove, specie dove ci sono candidati esterni ai più partiti, qui non le vogliano. Amministrative 2024 a Bari, Petruzzelli fa un passo indietro e sostiene la candidatura di Vito Leccese, tanta la commozione dell'attuale assessore allo sport e all'ambiente. Non ci sono riuscito, ci ho provato,
Ci ho provato sul serio questa volta a diventare il candidato sindaco del centro-sinistra. Occhi lucidi e voce rotta dalla commozione, Pietro Petruzzelli ha fatto un passo indietro sostenendo la candidatura a sindaco di Bari di Vito Leccese, nome condiviso dal Partito Democratico. Il ceto politico ha ritenuto che io non fossi la persona adatta. Ma la colpa in realtà non è del ceto politico, la colpa è mia di non averli convinti. Mi sono concentrato molto sul consenso dei cittadini, però per fare il candidato sindaco serve anche il consenso del ceto politico. Sono state oltre 5.000 le sottoscrizioni raccolte tra i cittadini a sostegno della candidatura di Petruzzelli, a cui l'assessore all'ambiente ha sottoposto nei giorni scorsi un questionario per capire quale città del futuro desiderano i baresi e qual è il metodo migliore per scegliere il successore di Antonio De Caro alla guida della città. A quest'ultima domanda il 75% dei cittadini ha chiesto di puntare su una figura in continuità con l'amministrazione precedente che unisca l'intera coalizione. La continuità forse garantita da una figura come quella di Vito Leccese. Quindi io sosterrò Vito Leccese per questo motivo e per l'esito di questa consultazione popolare. Poi Vito è una bella persona, non ha un cognome adatto per la città di Bari, però è una bella persona, è una persona che può dare molto alla città. Per Petruzzelli il Partito Democratico deve aprirsi alla città, tornando a dialogare con gli elettori, cogliendone i bisogni e cercando di dare risposte. La verità e il vero problema è che quello che è venuto meno è stato il Partito Democratico, l'elemento di debolezza è il Partito Democratico. In genere i partiti hanno perso la loro capacità di essere cinghia di trasmissione tra la società, tra i cittadini e le élite politiche e i decisori politici. Giovanni. Il quadro è bello ampio, abbiamo sentito sia Puglia che Basilicata. Ricominciamo con la Basilicata con la quale siamo partiti, dove tra l'altro il titolo del quotidiano del Sud è Bardi bis, le condizioni dei meloniani. Centrosinistra, Pezzolano chiede di andare oltre Chiorazzo, la replica di Monaco, Basilicata casa comune, singolare, prima flirta col centrodestra, poi pone pregiudiziale. Ma andiamo a vedere all'interno dove c'è un po' il resoconto di quello che è successo. Intanto Fratelli d'Italia detta condizioni per il Bardi bis, ma il generale difende i fedelissimi e vedremo anche perché. Nessuna via libera intanto sulla ricandidatura dal confronto di ieri con i meloniani, quindi non si è ancora sbloccata ufficialmente, ma qualche passo è stato fatto, nel senso che Bardi, governatore, non ha ancora spazio per poter trattare. Devo dire che uno dei motivi che sostanzialmente è al centro della discussione, tanto una serie di richieste avanzate dai meloniani per riconsiderare la loro iniziale contrarietà a un secondo mandato del governatore uscente, da superare anche un discorso, questo diciamo un po' la nota, letteralmente la nota dolente, da superare infatti una certa diffidenza maturata 2 anni or sono, quando per un paio di settimane il generale lasciò fuori dalla giunta regionale proprio il partito della Premier, di qui la richiesta di immediato allontanamento di alcuni dei fedelissimi del governatore, considerati responsabili di quella scelta che qualcuno all'epoca definì scellerata. Va detto poi che la reazione di Bardi su questo è stata diplomatica. A queste condizioni il governatore si sarebbe mostrato disponibile su alcune questioni, possibilista su altre, ma avrebbe anche messo dei paletti invalicabili a presidio delle prerogative presidenziali rispetto alla scelta dei propri collaboratori e quelli più stretti. Diverse concessioni, insomma, ma nulla di più. Se ne parlerà ancora, perché bisognerà poi trovare con questo percorso degli incontri bilaterali che sono stati sviluppati, perché nei prossimi giorni Bardi e i vertici di Forza Italia avrebbero intenzione di riproporre questo tipo di incontri bilaterali anche agli altri partiti della coalizione, quindi la Lega in primis e poi la quarta gamba di Noi Moderati. Insomma,
ancora il nodo è lì e rimane ancora lì. E forse, probabilmente, se non ci sarà un accordo blindato con Fratelli d'Italia, è chiaro che una netta opposizione al Bardi-Bis dei salviniani potrebbe spingere anche i meloniani a riconsiderare la loro recente apertura di credito al riguardo. Tutto con il condizionale, per forza di cose, ma magari, scrive l'articolista, magari per riproporre la loro idea di un candidato civico come il prorettore della LUIS, Francesco Di Ciommo. E sull'altro fronte abbiamo anche altre difficoltà, eccolo qui l'articolo che è giusto apposto nella stessa pagina a quello che parla di Bardi. Azione stoppa Chiorazzo, non va, ritiri la candidatura, dice Monaco di Basilicata Casa Comune. Singolare, lo avevo detto prima, prima il flirt col centrodestra e poi pone le pregiudiziali. Per la verità, due giorni fa la presa di posizione del giorno precedente da parte del segretario regionale di Sinistra Italiana Gianni Rondinone e del presidente di Basilicata Possibile Valerio Tramutoli, che in una nota congiunta avevano affermato che ormai è evidente che si è esaurito il tentativo di costruire intorno alla figura di Angelo Chiorazzo il più ampio schieramento di forze interessate a opporsi alla destra, bene, e questo è stato uno dei nodi. È evidente che una candidatura che non incontra adesioni ampie delinea un quadro fallimentare e sicuramente non competitivo. Quindi è chiaramente, glielo dicono, non glielo mandano a dire, glielo ricordano ogni volta. In più il segretario ha aggiunto, il segretario di Azione, evidenzia appunto questo passaggio, da mesi, dice ancora, proponiamo un metodo diverso al tavolo, che è quello di una condivisione di più nomi sui quali discutere e fare sintesi. Abbiamo anche bocciato le ipotetiche primarie, che avrebbero senso di esistere solo dinanzi a nomi espressione diretta dei partiti. Ultimo passaggio, appunto quello di Lindo Monaco, che dice sembra davvero singolare che il segretario di un partito che dichiara di poter stare indifferentemente col centrodestra o col centrosinistra chieda un passo indietro all'unico candidato in campo del fronte moderato e progressista. Fa venire il dubbio che abbia trovato porte chiuse dall'altra parte, o che tenti di continuare a frenare il centrosinistra con bizantinismi vari. Sarà, ma intanto non ci sta. Non ci sta intanto coesione rispetto a questo nome, ma anche Mattia del Movimento 5 Stelle dice non dobbiamo allearci per forza, i finti cambiamenti non servono alla Basilicata, e aggiunge è perché, come ribadito dal Presidente Conte, ci sono punti fermi su cui non si transige, e quindi questione morale, legalità, conflitti di interessi, regolamentazione delle lobby, contaminazioni tra politica e affari, transizione economica, logica, attenzione ai più poveri e al ceto medio, conflitti bellici. Per cambiare la Basilicata, aggiunge, bisogna sconfiggere il centrodestra, ma anche la cattiva politica e le logiche malsane degli anni passati. E dalla Basilicata andiamo a vedere anche la Puglia, dove appunto abbiamo una situazione, eccola qui, primarie, no dei 5 Stelle e la Forgia, il PD pronto ad annunciare le accese, quindi ormai sta maturando tutta questa scelta, ma dice anche Petruzzelli, Pietro Petruzzelli, in 5.000 con me ma rinuncio per correre con Vito, mi sembra una scelta anche, come dire, più che onorevole, e sotto questo aspetto probabilmente si arriverà alla quasi chiusura, ci siamo, e il PD domani vota, e dal Movimento 5 Stelle e la Forgia questo no appunto alle primarie, ma intanto si definisce sempre di più il quadro, come dice la Gazzetta, anche Petruzzelli si ritira ma la Forgia resta in campo, l'ex candidato dice beffa se il penalista aprisse ai gazebo, i Dem sono con le accese. Grazie Giovanni, ora a Taranto, davanti allo stabilimento ex Ilva, la D di Acerie d'Italia Morselli ha incontrato i lavoratori in presidio e li ha rassicurati, siamo vicini ad una soluzione, ha detto. Penso che sappiate qual è la situazione.
Penso che sappiate che ci sono grandi partite che si stanno giocando a livello di governo e di tutti gli altri soci e penso che stiano arrivando ad una soluzione. Così l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, che oggi ha incontrato gli imprenditori dell'indotto dell'ex Silva di Taranto, che da settimane protestano in presidio, ai quali ha rivolto parole di speranza circa una celere risoluzione della vertenza. Siamo all'ultimo miglio di questo percorso complesso, ha aggiunto Lucia Morselli. Il lavoro lo fanno a livello di grandi potenti. Noi ascoltiamo, diamo una mano, ma sono loro che devono decidere. Sono sicura, ha proseguito, che la decisione è veloce e rapida. Si tratta di resistere ancora un poco. Secondo la DD di Acciaierie d'Italia, lo stabilimento gode di una tale importanza da rendere necessari tempi decisionali opportuni e lei stessa conferma come l'azienda abbia profuso ogni sforzo per tenere accesi i forni e le macchine. Questo è quello che sto facendo, tenere pronto lo stabilimento per non pregiudicare la sicurezza ed è pronto per farlo tornare quello che può essere. Non vogliamo chiudere, ha detto infine, non c'è contrapposizione tra di noi, nessuno si salva da solo. Il problema sta sopra le nostre teste, anche noi speriamo si trovi una strada comune. Intanto sul tema è intervenuto anche in audizione in Senato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, auspicando un sì convinto da parte della politica e da parte del governo su un grande progetto di politica industriale sull'ex Silva. Un progetto temporaneo dell'entrata dello Stato nella gestione dell'azienda, ha proseguito, che sia da ponte per poi transitare a soggetti idonei e competenti per la gestione. Parliamo proprio di questo con Francesco Brigati, segretario della FIOM CGIL di Taranto. Buongiorno segretario e grazie. Buongiorno a tutti e a tutti e grazie a voi. Allora, rispetto anche alle ultime notizie di ieri, che idea si è fatto, che pensieri ha? Ma io penso che l'amministratore delegato Morselli ha messo in campo l'ennesima pantomima, non è la prima volta, tant'è che non siamo sorpresi anche in altri momenti in cui ci sono stati forti tensioni e anche giornate di scioperi e di mobilitazioni, dove ha visto protagoniste le organizzazioni sindacali, puntualmente diciamo ci sono state le provocazioni dell'amministratore delegato che è uscito in più occasioni. Io penso che rispetto alle cose che ha detto si denota ovviamente la falsità rispetto a quello che sta accadendo all'interno dello stabilimento. Ci sono due elementi secondo me fondamentali. Uno, lei dichiara a un certo punto che siamo tutti sulla stessa barca. Beh, io penso che non siamo tutti sulla stessa barca, lei diciamo fa i voli in prima classe, i voli privati, noi siamo in cassa integrazione a 1000 euro al mese, ci sono i lavoratori dell'appalto che non percepiscono lo stipendio da 2 mesi per responsabilità dell'amministratore delegato Morselli, che ha prodotto oltre alla cassa integrazione debiti tanto da determinare il mancato pagamento e molto probabilmente l'avvio anche di un'amministrazione straordinaria. Quindi da un certo punto di vista chiariamo questo aspetto, non siamo sulla stessa barca, la barca non è la nostra e in questa circostanza è lei che dirige in malo modo e che ha diciamo portato lo stabilimento al minimo della produzione. Il secondo elemento, vuole garantire la continuità produttiva, questo l'ha dichiarato, l'ho ascoltato diciamo in alcuni video che sono girati ed alcune cose che ovviamente mi hanno riportato i lavoratori. Rispetto a questo tema c'è una questione evidente a tutti, di queste ore tra l'altro, di lavoratori che ci chiamano, stanno per fermare un altro impianto, stanno per fermare la batteria numero 7, senza tra l'altro che ci sia un confronto con le organizzazioni sindacali rispetto agli assetti produttivi. E allora, da un lato diciamo mette in scena questa ennesima pantomima, dall'altro continua a diciamo utilizzare lo stabilimento come scudo nei confronti del governo, continuando a ricattare la città e i lavoratori e provando ovviamente a portare a quella che lei rappresenta, perché noi rappresentiamo gli interessi generali del paese, lei non rappresenta gli interessi del paese, ma rappresenta gli interessi del privato e lo ha fatto diciamo dal suo punto di vista bene, perché ha depredato uno stabilimento e ha portato una situazione di uno stabilimento appunto in uno stato comatoso che io personalmente lavorandoci lì da più di 20 anni non ho mai visto. Segretario, rispetto alle dichiarazioni del presidente di Confindustria Bonomi che parla di un progetto temporaneo dell'entrata dello Stato nella gestione dell'azienda che faccia da ponte per transitare a soggetti idonei e competenti per la gestione, che cosa ne pensa?
Beh, siamo di fronte ad una situazione che si verifica ogni qualvolta ci sono gravi difficoltà e stiamo vedendo anche dal punto di vista non solo della produzione, ma della liquidità. Ebbene, diciamo, il presidente di Confindustria non sono mai nuovi a queste situazioni, a questi scenari. Cioè, da un lato, ritengono che il privato debba fare il suo lavoro e quindi sono contro i processi di statalizzazione, però quando c'è da socializzare le perdite chiedono un intervento, guarda caso temporaneo, per poi riprenderselo nuovamente in mano i privati e quindi fare gli utili con la socializzazione delle perdite. Bene, questo è un sistema che non può funzionare. La transizione ecologica a Taranto ha bisogno di almeno 10 anni e un privato, così come abbiamo visto, che sia una multinazionale italiana, europea, internazionale, non ha nessun interesse a fare investimenti per 4-5 miliardi di euro. Se davvero nel nostro paese la siderurgia è ritenuta strategica, noi pensiamo che ci debba essere un intervento pubblico, che non è l'amministrazione straordinaria, quello che si potrebbe verificare in queste ore, ma un intervento pubblico che rilanci diciamo, lo stabilimento e avvii il processo di transizione ecologica. Anche qui lo dico, il governo Meloni ha tolto, perché erano stati stanziati 1 miliardo e 100 milioni di euro per la decarbonizzazione, ha definanziato i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi vogliamo anche capire il governo cosa intende fare sulla transizione ecologica, perché non è possibile che i lavoratori e questa città aspettano da circa ormai 12 anni, dal momento che c'è stato il sequestro preventivo degli impianti, questo cambio, questa riconversione di produzione dal ciclo integrale al sistema ibrido con l'introduzione dei forni elettrici. Questo non è più accettabile. Il governo deve dire chiaramente quello che vuole fare e lo dico perché mi ha sorpreso. Ieri ho avuto modo di verificare, di leggere in maniera approfondita il parere dell'esperto per quanto riguarda la composizione negoziata, parere dell'esperto che è stato, diciamo, nominato dal Tribunale di Milano. Ho scoperto molte più cose da una relazione di 22 pagine rispetto anche alla trattativa in corso tra Invitalia e ArcelorMittal e non di quanto abbiamo fatto e verificato durante gli incontri a Palazzo Chigi. Ad esempio, emerge il fatto che Invitalia non ha nessuna intenzione di avviare una trattativa per una risalita produttiva. Ad esempio, rispetto alla questione delle materie prime, dell'occupazione, del piano industriale. Addirittura abbiamo scoperto che tra ottobre e novembre ci sono stati degli incontri dove il consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci, ha approvato un piano industriale dove, diciamo, in qualche modo guarda o guardava al futuro. Bene, questi sono temi che devono affrontare le organizzazioni sindacali. È evidente che il ciclo di ArcelorMittal si è concluso da tempo nei rapporti con i lavoratori, nei rapporti della città e crediamo che sia arrivato il momento di definire una volta per tutto il futuro della siderurgia nel nostro paese e in particolar modo nel Mezzogiorno. Grazie a Francesco Brigati, segretario della FIOM CGIL di Taranto. Le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Giovanni. Ilva, non ci sono i soldi, dice la Gazzetta del Mezzogiorno, nemmeno per febbraio. E quindi, per quanto il titolo sia stato giocato sui trattori, dentro abbiamo un attento articolo, più articoli per la verità, no? Ilva, non ci sono i soldi nemmeno per febbraio, la continuità è a rischio perché non c'è stato accordo. L'esperto nominato dal Tribunale di Milano per gestire la composizione negoziata boccia il piano di risanamento presentato da Acciaierie. Insomma, la situazione qual è? Invitalia e ArcelorMittal ai ferri corti, naufraga il tentativo di conciliazione. Per la verità c'è stato anche un principio di incendio ieri per quel che riguarda la fabbrica, ma è subito rientrato, è stata subito messa in sicurezza la zona, non ci sono stati problemi. Ma vediamo anche cosa abbiamo, eccolo qui, c'è intanto il discorso del preridotto cosiddetto, l'appalto, fa discutere la procedura per la realizzazione a Taranto dell'impianto per la produzione di preridotto e c'è chi chiede l'annullamento. C'è chi poi ricorda, e questo è in particolare il presidente di Confindustria Bonomi in audizione ieri in Senato, che su Taranto si stanno facendo gli stessi errori di 10 anni fa. Tra l'altro, non so se ricordate, se avete memoria della presenza sì, diciamo dell'Ilva, ma soprattutto era l'Ital Sider al Festival di Sanremo. È successo anche questo in passato
Quindi le polemiche che riguardano altre presenze non riesco a capirle molto bene. Si può fare, è vero che è cambiato, sono cambiate tante cose. Per la verità poi c'è un discorso che ha a che fare con la Morselli, che è la D di ArcelorMittal, l'amministratrice, l'amministratore delegato. Morselli al presidio di protesta dell'indotto, la domanda è agli operai: perché non entrate? E dicono: nessuno si salva da solo, dice la Morselli. Il messaggio è chiaro: la fabbrica è salva con la collaborazione di tutti. L'incontro tra Morselli e il presidio permanente viene ripreso con i cellulari di alcuni operai, un dialogo concitato con gli operai e gli imprenditori che parlano quasi l'uno sull'altro, bramando rassicurazioni sul futuro. Lucia Morselli ascolta senza scomporsi mai, risponde con voce ferma e rimane con le mani una sull'altra. Per gli psicologi sono un simbolo di chiusura, rivelano che il nostro interlocutore prova una certa attenzione, anche se non lo vuol darlo a vedere. I lavoratori aprono un varco di distensione. Noi vogliamo la non vogliamo la rivoluzione, dicono i lavoratori. Finora abbiamo fatto una protesta pacifica. Morselli si fa dura: beh, ma avete portato a casa un sacco di cose mai avute prima, ci sono stati dei provvedimenti, ma qui rischiamo di diventare disoccupati a 60 anni, rilancia qualcuno. Ma io non vorrei, replica l'imprenditrice, io sono sicura che questo non accadrà, però ci vuole coraggio e bisogna riflettere sulle cose che avete ottenuto. Insomma, devo dire che il confronto c'è stato, sostanzialmente, come dire, un po' concitato, ma sostanzialmente formale e senza nessun eccesso. Giustamente rilevava l'estensore dell'articolo che il discorso delle mani una sull'altra chiuse, no? Abbiamo proprio qui la fotografia della Morselli, le mani messe in questa maniera hanno una forma di chiusura un po' come quelli che parlano incrociano le braccia, che significa che non vogliono saperne di te, che sei l'interlocutore. Insomma, anche questo va tenuto presente, sono comportamenti inconsci molto spesso, ma ci fermiamo. E a proposito di incrociare le braccia, le Camere penali italiane, compresa quella lucana, hanno indetto l'astensione delle attività giurisdizionali per oggi, domani e dopodomani, e si parla di populismo giustizialista, cioè proprio la protesta contro questo modello. E allora chiediamo tutti i motivi e perché di questa astensione a Sara Zolla, presidente della Camera Penale di Basilicata, in collegamento con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, grazie per l'invito e grazie per questo momento di condivisione con quelle che sono le ragioni apparentemente di noi penalisti, ma in realtà a tutela di tutti i cittadini che si trovano coinvolte all'interno di un processo penale, che è sempre un momento molto delicato e sicuramente buio della vita di una persona. Ecco presidente, quando si parla di populismo giustizialista, che cosa significa? Vengono moltiplicati i reati per rispondere alle esigenze di sicurezza? È proprio quello che è accaduto, quello che accade, perché quello che insomma sotto gli occhi di tutti, le spinte di una società che vuole a tutti i costi una punizione, senza comprendere invece appieno che il fine principale dell'applicazione di una pena detentiva è quello di rieducare il reo. La situazione delle carceri italiane in questo momento è grave, gravissima. Dall'inizio dell'anno si sono già verificati 10 suicidi, di questo dobbiamo tenere presente. L'inasprimento delle pene, l'inasprimento anche l'introduzione di alcuni reati all'interno dei reati ostativi per accedere ai benefici amplifica una situazione già al collasso. Sulla questione carceraria l'Unione Camere Penali col proprio osservatorio è presente da tantissimi anni, sono battaglie che vengono svolte da lontano 2010-2014, tanti sono stati i momenti e la nostra attenzione alla situazione carceraria, tant'è che come sa a Ferragosto c'è sempre un momento in cui andiamo a vigilare, entriamo nelle carceri proprio per verificare le situazioni. A ciò si aggiunga una fortissima compressione del diritto di difesa con l'introduzione del
la necessità di un nuovo mandato difensivo per interporre appello verso una sentenza di condanna che apparentemente può sembrare facilmente raggiungibile. Si deve considerare però che ogni cittadino è garantito il diritto di difesa e un difensore d'ufficio. Immaginiamo un difensore d'ufficio che spesso non ha contatti con l'imputato e si trova nell'impossibilità di poter garantire a questi un giusto processo con un doppio grado di giudizio. Sembrano quisquiglie soltanto per gli addetti ai lavori, in realtà dobbiamo considerare che incidono profondamente proprio su quella che è la vita di ogni singolo. Dobbiamo ritrovarci all'interno di un processo penale. Non è così difficile cadere all'interno di queste maglie. In buona sostanza, riprendendo Voltaire, non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, perché da qui si misura il grado di civiltà di una nazione. Esattamente questo, tra l'altro proprio la CEDU, l'Unione Europea, insomma, è attenta a questo tema e proprio come la principale garanzia difensiva dell'ultimo, il condannato e quello che siede all'ultimo gradino della scala sociale, come direbbe Calamandrei, e va lì in quel momento sostenuto perché possa rientrare nella società come una nuova persona. In tutti dobbiamo credere nella possibilità di rieducarsi e di poter poi continuare la propria vita dopo aver scontato una giusta pena, una pena che sia proporzionale a un fatto, e poter riprendere la propria vita e restituire anche in questi termini alla società un fatto negativo che ha consumato durante la propria esistenza. Non è aumentando le norme penali che si risolve il crescente tasso di conflittualità sociale nel nostro paese, questo che evidenziano a chiare lettere le Camere Penali italiane in occasione appunto della 3 giorni di astensione. Io ringrazio la Presidente della Camera Penale di Basilicata, Sara Zolla, le auguro buona giornata. Grazie a lei e buona giornata. A presto, arrivederla. Grazie. Una breve pausa e torniamo tra poco. Ben ritrovati, siamo alla cronaca giudiziaria. A causa di un difetto di notifica è nullo il processo per maltrattamenti a carico dell'86enne di Monopoli, Vincenzo Formica. L'uomo è anche indagato per la morte di sua figlia Maria Angela, avvenuta lo scorso 2 giugno. L'intero processo è ora da rifare. Ripartirà dall'udienza preliminare il processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti di Vincenzo Formica. L'86enne è indagato anche per la moglie della figlia Mariangela, avvenuto lo scorso 2 giugno all'esterno della casa familiare di Contrada Antonelli, nelle campagne di Monopoli. La seconda sezione penale del Tribunale di Bari, accogliendo l'eccezione sollevata dall'avvocato Cosimo Castellaneta, ha infatti dichiarato la nullità dell'udienza preliminare, quindi del successivo dibattimento, per un difetto di notifica. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non era infatti stato notificato al precedente avvocato di fiducia di Formica, nominato dopo la chiusura delle indagini, dunque l'uomo era stato rinviato a giudizio con una difesa d'ufficio. Il processo di fatto ripartirà da zero, dopo che il fascicolo delle indagini preliminari sarà assegnato ad un nuovo GUP. Il dibattimento era iniziato a febbraio 2021 e Formica era a processo per maltrattamenti nei confronti della moglie, che lo aveva denunciato riferendo anni di vessazioni. In occasione dei litigi scaturiti il più delle volte da motivi di natura economica, si legge nel capo di imputazione, Formica avrebbe ripetutamente insultato la moglie, avrebbe controllato ogni spesa impedendole di avere una sua disponibilità economica per spese correnti. Nell'ultimo caso, precedente alla denuncia, l'uomo avrebbe insultato e minacciato di morte la moglie per non avergli restituito il resto di una spesa. La figlia della coppia, Mariangela, agli inquirenti aveva definito il padre una persona violenta. Mariangela è poi morta la sera del 2 giugno all'età di 54 anni. Per la procura, ad ucciderla sarebbe stato il padre, che l'avrebbe investita mortalmente con la propria macchina al termine di un violento litigio. Le indagini su questo caso sono ancora in corso. Giovanni. Beh, devo dire che sotto questo aspetto, appunto, c'è sempre una motivazione particolare che ha a che fare con queste situazioni così difficili, anche dettate dal disagio. Immaginate, per esempio, se dovessimo prendere ad esempio
questo che è il discorso della Capitanata, emergenza rapine a Cerignola, altri 3 colpi in un giorno, nel mirino supermercati, negozi e tabaccherie, anche se il bottino è stato magro. È stata recentemente affrontata in una riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, ma non è l'unico caso che sicuramente preoccupa, abbiamo anche altre situazioni di altro tipo di delinquere, per esempio abbiamo un riferimento che ci viene, lo andiamo a vedere subito, filmati intimi sull'ex fidanzata diffusi via chat e vanno a processo, invece per l'uomo accusato di aver investito la figlia dovrà ricominciare l'iter per i maltrattamenti. Vi ricordate quella storia? Era appunto un investimento, l'investimento di sua figlia, e sotto questo aspetto bisognerà riprendere. Poi ancora vediamo, per quel che ha a che fare con altre situazioni, per esempio a Bari, siamo ancora a Bari, vendita con truffa del terreno, il comune adesso chiede i danni rispetto a tutto ciò, mentre va detto che ci sono anche cose che hanno a che fare in particolare con la scuola, l'aggressione dei presidi, abbiamo visto come tutto ciò preoccupa e preoccupa molto, due aggressioni una dietro l'altra, e su questo il ministro Valditara dice psicologi nelle scuole per i ragazzi a rischio, l'annuncio del ministro a Bari, critiche dai sindacati. E poi ancora su questo dice Bronzini, niente accordi con chi viola i diritti civili, lo dice durante l'inaugurazione dell'anno accademico. E poi ci sono soprattutto il discorso che appunto quello che abbiamo già, a cui abbiamo già accennato, vale a dire l'uccisione della figlia che lo accusò di maltrattare la madre, salta il processo per violenze, ma c'è un altro caso che è abbastanza preoccupante, insomma, guida il treno con la bimba in braccio, il macchinista verrà sanzionato, video shock su un convoglio delle ferrovie del Gargano, indagine interna all'azienda. Ma insomma, mi sembra veramente una cosa, anche se si faceva specialmente, diciamo, negli acta diurna passati, in particolare nelle famiglie, quando si faceva guidare il bambino, o meglio si guidava, era sempre l'adulto a guidare, però il bambino era davanti, seduto, e teneva anche lui il volante in mano, ma non sono cose che si possono più neanche pensarle, è meglio evitare proprio tutto ciò perché il pericolo è notevolissimo, e sotto questo aspetto dobbiamo combattere tanti fenomeni che hanno a che fare con il modo, anche in modi differenti, le infinite sfaccettature che presenta l'infrazione nei riguardi delle leggi. Non si può permettere, dalle cose gravissime alle cose più leggere, bisogna rispettare la legge quando c'è. Torniamo a parlare del fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti in Puglia. Sono giunti nelle province di Bari e Batti i referenti della commissione d'inchiesta che indaga sul tema, il cui scopo è liberare il territorio dalla piaga dei reati di tipo ambientale. Una terra bellissima deturpata dall'abbandono illecito e incontrollato dei rifiuti. Così Jacopo Morrone, presidente della commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in riferimento alla Puglia, terra tristemente protagonista di fenomeni di traffico e di abbandono dei rifiuti, a causa dell'attività incivile, ma anche, cosa più preoccupante, legata al mondo della criminalità. Ci sono più fenomeni. Uno è quello dell'abbandono incontrollato di rifiuti, che va a deturpare una bellissima terra. Bisogna verificare se è che mi è organizzato meno, che lasciano, abbandonano questi rifiuti solidi, indifferenziato, differenziato e anche coballe che lasciano nel territorio. Questo è un fenomeno. Poi l'altro fenomeno è quello che invece stiamo perseguendo col filone d'inchiesta, quello sulla Terra dei Fuochi, dove quanto sembra c'è comunque un traffico di rifiuti che parte dalle terre, diciamo, della campagna, da Caserta, Napoli, e arriva in questo territorio probabilmente per andare all'estero, quindi bisognerà verificare anche con i porti, con il sistema portuale,
se transitano, se si fermano, se vengono lavorati. Fenomeni da indagare a fondo e contrastare dunque a partire da una stretta e puntuale collaborazione tra le procure del territorio nazionale. Avevo chiesto se le procure, diciamo, pugliesi collaborano con quelle campane per cercare di terminare questo traffico di rifiuti. Mi è stato detto di sì, adesso noi avremo modo di fare anche a Roma in commissione le varie audizioni e poter approfondire e tenere accesi quelli che sono i riflettori. Giovanni. Sicuramente anche questo ha importanza e peso, e in qualunque caso ci sono altre situazioni che riguardano i nostri territori che ci preoccupano, intanto cambiando totalmente argomento, ma pensando come sia attuale questo discorso per quel che riguarda in particolare le affermazioni fatte da Tavares, amministratore di Stellantis, ma Elkan Fiat ha incontrato Mattarella e ha detto: Stellantis non lascia l'Italia. La giornata romana del presidente del gruppo abbassa i toni della polemica innescata da Tavares, al quale aveva già replicato Meloni dicendo che erano ipotesi bizzarre, richieste bizzarre, ma poi va detto ancora che sotto questo aspetto non possiamo trascurare questo momento fortissimo di pressione degli agricoltori, costi enormi, niente ricavi, agricoltori allo stremo, non si ferma la lunga marcia dei trattori, oggi ci sarà anche il corteo a Potenza in Basilicata, in 300 lungo le strade, la richiesta, gli ecosistemi della politica agricola comunitaria dettati dal Ministero sono incomprensibili e vanno cambiati, e sotto questo aspetto vediamo ci sarà anche un cammino verso Foggia domani, senza trattori però e con i pescatori, iniziative spontanee, dice CIA Puglia, la Confederazione Italiana Agricoltori, in ribasso le quotazioni del grano duro nelle borse merci locali. E quali saranno le richieste intanto domani dei pescatori? Più controlli che accertino provenienza, qualità e salubrità di ciò che arriva, e in 200 al presidio da lunedì resteremo qui giorno e notte a Cerignola per avere risposte. Una notizia importante, per la verità, la andiamo a prendere direttamente dal Corriere della Sera, è quella che apre praticamente la pagina iniziale, la prima pagina del Corriere, il titolo di prima, trattori, l'Unione Europea cambia rotta, gli agricoltori non fermano la protesta. Eccolo qui, l'Europa apre agli agricoltori no a nuovi vincoli sui pesticidi, von der Leyen ritira la proposta di regolamento, Meloni dice la Meloni, vittoria anche nostra. In questa maniera, siccome non si era arrivati in altri momenti ad ottenere situazioni totalmente chiare rispetto all'eliminazione dei pesticidi, si è stabilito di prorogare intanto e di andare avanti. Perché? Perché in questa maniera il raccolto in particolare agricolo diventa più ricco, e produce molto più reddito. Insomma, il problema è sempre questo, è lo scontro tra la produzione del reddito, la produzione agricola e un utilizzo molto più attento dei pesticidi. Purtroppo c'è questo problema e su questo intanto per ora ci sarà il discorso che non ci saranno vincoli per un altro periodo di tempo. Poi c'è anche lo sconto sull'IRPEF e caro gasolio, il governo cerca fondi, i contadini a Roma però non sono uniti, sono divisi. Su questo vedremo come si svilupperà, anche perché c'è un'ipotesi Sanremo, un'ipotesi, è solo un'ipotesi, non c'è ancora nessun contatto, dice la RAI, se ne parlerà, chissà, arriveranno a Sanremo, Antonella? Vedremo. Quali invece le novità per il nostro meteo? Lo chiediamo al nostro ormai meteorologo di fiducia, Mario Latronico. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi. Che ci racconti?
Beh, siamo ancora alle prese con questo insistente campo anticiclonico che sta condizionando, lo dicevamo anche in uno degli ultimi appuntamenti, questo inverno, diciamo, abbastanza anomalo e avaro di precipitazioni. Infatti, questa mattina volevo rendervi un pochino partecipi della situazione delle riserve idriche in Basilicata. E, sì, c'è un video riguardante praticamente il volume invasato netto delle dighe. Per esempio, la diga di Monte Cotugno a Senise presenta quasi 120 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto all'anno scorso. Il Pertusillo oltre 30 milioni. San Giuliano anche ha avuto una perdita significativa. Siamo sui 28 milioni in meno. Il Camastra sui 2 milioni e 3, 2 milioni e 4 in meno anche il Basentello. Questo significa che tutte le maggiori dighe lucane, queste sono fonti ovviamente dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale della sede di Basilicata, sono in deficit rispetto all'anno scorso. Significa che sta piovendo e è piovuto molto poco. E anche le temperature si sono mantenute su valori decisamente miti, a parte un po' i valori minimi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Avremo un cambiamento della situazione atmosferica, quindi questo anticiclone finalmente si toglierà dal bacino del Mediterraneo. Ricordiamo che la siccità è dannosa non solo per le riserve idriche, ma anche per la qualità dell'aria e per lo stato delle colture agricole. Quindi l'anticiclone è bene che si faccia da parte, che ritornino le piogge, e infatti tra sabato sera e domenica arriverà, come potete vedere da questa cartina, un minimo sul bacino del Mediterraneo, attiverà correnti dai quadranti meridionali e forti venti di scirocco sabato sul Materano, ma su tutta la Puglia, che preannunciano appunto questo peggioramento che finalmente, lo ribadiamo, riporterà le piogge a partire da sabato sera, domenica mattina. È un peggioramento che dovrebbe poi consumarsi e quindi terminare per gli inizi della prossima settimana. Sarà seguito anche da una diminuzione delle temperature. La neve però cadrà soltanto ad alte quote, quindi non sono previste nevicate, diciamo, a quote di media montagna, ma soltanto sopra i 1500-1600 metri. Finalmente un peggioramento, come dici tu, Mario, peccato che nel Eh weekend, sì. come avviene Eh solitamente. sì, peccato che avvenga per il weekend, però davvero il mese di gennaio è stato un mese total, tranne una piccola parentesi invernale tra il 20 e il 21, è stato un mese completamente secco. Questo è il periodo più piovoso dell'anno, in realtà non è proprio piovuto. E a volte la natura compensa diciamo, queste situazioni poi con primavere molto, molto piovose, quindi non è un bene che diciamo, i mesi di dicembre e i mesi di gennaio siano trascorsi con assenza di precipitazione, perché poi la natura tende di solito, non sempre, a compensare. Staremo a vedere. Intanto prendiamoci un po' di piogge per far ripartire le riserve idriche, che come abbiamo visto sono in A grosso secco. deficit. Sì. Grazie a Mario Latronico, come sempre, ti auguro una buona giornata, Mario. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie anche a te. Giovanni. Intanto freddo non è che se ne senta molto, è giusto un po' con la mattina. In effetti queste sono le situazioni, stiamo vivendo queste stagioni particolari e soprattutto dovremmo chiedere anche agli altri esperti di questo settore, non solamente ai meteorologi, anche a quelli che lavorano la terra, appunto gli agricoltori, i trattori e tutto il resto, perché sotto questo aspetto devo dire che sicuramente ci sono preoccupazioni che hanno a che fare con una sorta di penuria d'acqua, però sta per arrivare, perché anche per il fine settimana è previsto un po' sull'arco adriatico, un po' dovunque, insomma, in particolare al nord, ma anche al sud potremmo avere
queste situazioni, ma vedremo come andrà. In qualunque caso non stiamo soffrendo il freddo, assolutamente. Tornando al discorso che facevamo prima, che era quello che aveva a che fare anche con il discorso della protesta degli agricoltori, vediamo come Repubblica apra con il Festival dei Trattori, anche la Gazzetta, trattori, primo sì, e quindi il ritiro della proposta dei pesticidi, ma anche l'arrivo dei trattori a Roma. Soprattutto va detto che per quel che riguarda invece Sanremo, che tu hai visto, sì, tu hai visto, ti è piaciuto? Sì, sì. A me qualcosa sì, qualcosa proprio no, però anche Sanremo è pronta, li ha invitati Amadeus, non ci sono contatti, non ci sono risposte. Il problema è che sono anche un po', come dire, pronti, però devono decidere chi deve essere questo portavoce, chi deve andare. Si sta facendo largo tra i tanti la Alessandra Oldoni, 47 anni e 450 capi di bestiame, non d'abbigliamento, da gestire, che è un'allevatrice del Bresciano, della quale si sta parlando sempre con più insistenza per un'eventuale presenza. Chissà, si vedrà se poi questo succederà o no. Intanto il festival continua nella giornata, nella serata di oggi, grande Mattatore, mi sembra di livello notevolissimo, in particolare conduzione sapiente di Amadeus e anche Mengoni insieme, ma Fiorello è stato capace veramente di fare di tutto. Poi c'è qualche situazione che andrà migliorata, limata, modificata, sicuramente portata ad altri livelli. Perché? È perché il Festival Sanremo è Sanremo, come si è sempre detto. È importante che abbia e che sia una bella vetrina, possibilmente anche un attimo di distensione, è bene che ce la offra a tutti, anche se gli argomenti ci sono e sono sicuramente importanti. Intanto va detto che abbiamo una bella pattuglia di pugliesi, ma anche tanti lucani presenti al festival, e quindi sotto questo aspetto ne vedremo delle belle. Abbiamo sentito intanto per ora tutto quello che si è verificato, ma sostanzialmente tutto sta andando abbastanza bene. Cambiamo ovviamente argomento, ma parliamo anche di altro, perché sapete c'è una battaglia sul fronte della giustizia a livello nazionale. Tra l'altro abbiamo sentito ora dell'astensione dal lavoro delle Camere Penali. A Palazzo Madama l'opposizione fa ostruzionismo e incassa altre 24 ore di dibattito. Il PD continua a dire fermatevi, i 5 Stelle dice la norma sarà bocciata dalla Consulta. C'è un pasticcio che non è un pasticcio alimentare da mangiare, ma il pasticcio premierato su sfiducia e poteri, pronti altri ritocchi, e anche Italia Viva ha dubbi in proposito. Certo è che i nodi da sciogliere ce ne sono sotto questo aspetto, e in particolare le ultime modifiche vanno a impattare su articoli della Costituzione che non dovevano essere toccati. Questo è quello che viene fuori su questo fronte, mentre il controllo del Ministero di Giustizia, anche questo va detto, è un limite alla libertà dei giornalisti, e quindi bavaglio alla stampa, slitta l'abuso d'ufficio e anche il bavaglio alla stampa. Vedremo, appena avremo una soluzione e un testo più o meno definitivo, potremo iniziare a capire di che cosa si tratta. Mentre c'è ancora una notizia che è quella che riguarda in particolare l'ex presidente dell'INPS, si chiama Tridico, ve lo ricordate? Lo abbiamo sentito molto spesso sul fronte della cronaca nazionale, che dice mi candido capolista al Sud per i 5 Stelle, l'alternativa alla destra si costruisce con il PD, purché vi mettiate d'accordo. Questo è il solito discorso che va sempre fatto all'atere di tutto quello che succede sul fronte delle candidature della politica. Cosa dirvi ancora sotto questo aspetto? Volevo, intanto abbiamo parlato prima della situazione preelettorale pugliese anche, ma c'era un argomento,
con una intervista, va detto, un'intervista a Michele Emiliano, presidente della regione, su Repubblica Puglia, che dice: da Fitto un danno incalcolabile, da sempre c'è questo battibecco continuo, eterno direi, tra Fitto e Emiliano, alla Puglia il danno incalcolabile viene alla Puglia sulle ZES, Roma deve correre ai ripari, dice Emiliano, spostare l'evento a Dubai significa sottrarre alla Puglia un valore aggiunto di enorme portata, qualcuno purtroppo non lo ha capito. Chissà a chi si riferisce, uno a caso, no? Tra l'altro si parlava del pasticcio del ZES proprio su Repubblica qualche giorno fa. Va detto poi che per quel che riguarda invece il discorso dell'inaugurazione dell'anno accademico, abbiamo già fatto riferimento al rettore, al magnifico rettore Stefano Bronzini, però c'è un passaggio che è interessante e che riguarda in particolare diseguaglianze da sanità privata e autonomia, Bronzini preoccupato anche dalla istituzionalizzazione del precariato. Insomma, sono argomenti che giustamente si devono ritrovare anche nei testi e nella prolusione di un magnifico rettore, perché riguardano la società che ti circonda e non può essere assolutamente trascurata. Sotto questo aspetto poi no, mi devo fermare, prendo fiato, a dopo. E ci fermiamo per la pubblicità. Ora il nostro consueto spazio dedicato alla Beat di Milano, che ieri si è conclusa con i borghi lucani protagonisti di alcuni momenti di confronto. Nel nostro contributo e resoconto di Antonello Lombardi. E si conclude certamente con un bilancio positivo l'esperienza della Regione Basilicata alla Beat di Milano edizione 2024. In particolar modo l'ultima giornata è stata animata da tanti momenti di approfondimento che hanno posto al centro anche l'importanza dei borghi, del protagonismo dei piccoli centri con gli 8 borghi più belli d'Italia della Regione Basilicata, ma evidentemente anche un focus specifico è stato fatto attraverso la Direzione Ambiente della Regione Basilicata e la Fondazione Eni Enrico Mattei sul progetto Bando Borghi Basilicata, dedicato proprio alla rigenerazione di alcuni borghi lucani. Un'esperienza significativa quella della regione alla Beat di Milano, che ha definito sicuramente, certamente, anche le traiettorie da percorrere nel prossimo futuro, con sfide importanti all'orizzonte. Ma nel prossimo contributo ascoltiamo alcune interviste raccolte proprio durante i due ultimi panel di approfondimento, quelli dedicati ai borghi. Abbiamo raccontato sostanzialmente i progetti degli 8 comuni che sono destinatari di questo importante finanziamento regionale, che permette loro di sperimentare, diciamo così, uno start-up di strategia di rigenerazione culturale, economica, sociale e territoriale nell'ottica e secondo i principi della sostenibilità. Siamo convinti che questi comuni iniziano a costituire una vera e propria rete intorno alla quale immaginare di poter costruire una vera e propria destinazione turistica che faccia dei borghi, delle proprie peculiarità, delle caratteristiche ambientali, delle qualità degli ecosistemi di cui sono custodi, una vera e propria destinazione in linea con quelli che sono i gusti e le aspettative del turista contemporaneo. Abbiamo fatto un'esperienza singolare che ci viene apprezzata su scala nazionale. L'altro giorno c'è stato un confronto promosso dalla LUIS per verificare le azioni di sviluppo e di rivitalizzazione dei borghi che Regione Basilicata ha già messo in campo utilizzando risorse di bilancio, quindi non solo ha replicato le misure del PNRR che hanno selezionato e finanziato un progetto sui borghi del Vulture, ma ha finanziato decine di altre azioni che coinvolgono i comuni di Irsina, di Eliano, di Colobraro, di Rotonda, di San Severino, di Latronico, di Chiaromonte, di Novasiri, per citarne alcuni, insieme al distretto della Magna Grecia, che ha una caratterizzazione più archeologica, ma ha sempre l'idea di uno sviluppo territoriale.
per dire che i borghi e le risorse naturalistiche, archeologiche e culturali della regione sono il propellente di uno sviluppo territoriale che punta non solo ad uno sviluppo materiale, rivitalizzazione materiale dei contesti territoriali, ma a cicli di sviluppo gestionale, quindi coinvolgendo realtà associative, culturali, imprenditoriali, cooperativistiche del territorio, che si devono caricare di questi investimenti e farli diventare occasioni non solo di gestione, ma di lavoro. L'APT ha fatto un lavoro, credo, meticoloso e utile a che i borghi della Basilicata possano diventare meta di flussi turistici più di quanto non siano stati in passato. Noi abbiamo tante destinazioni che hanno un potenziale straordinario, l'offerta va organizzata, sappiamo che c'è del lavoro da fare proprio per organizzare l'offerta, ma sul lato della promozione abbiamo lanciato dall'inizio il concetto di turismo diffuso partendo proprio da quello che connette i nostri borghi, ovvero la natura e il paesaggio. I borghi sono delle emergenze in un oceano di verde o di territorio che è quello che la Basilicata offre. L'occasione della BIT è un'occasione imperdibile, è un'occasione bella in cui viene valorizzato poi e messo a frutto il lavoro svolto. Il SINA è diventato un modello di recupero e di valorizzazione del borgo, stiamo lavorando tanto, noi crediamo sia un modello esportabile perché la regione Basilicata è piena di borghi meravigliosi, pieni di tesori d'arte e di paesaggi incantevoli. Il vento qui alla BIT è favorevole, nel senso che c'è una grande attenzione sulla Basilicata, sta a tutti noi sfruttare quest'onda e riuscire a portare quanti più turisti possibili in Basilicata. Si può fare, noi siamo pronti, avremo ad Irsina un appuntamento importante 19, 20 e 21 aprile, l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia e lì quello sarà anche il banco di prova per un lavoro fatto e soprattutto per ripartire con ancora più energia. Si può fare, la Basilicata può recitare un ruolo da protagonista nell'offerta turistica italiana. Sono 10 anni che noi siamo tra i borghi più belli d'Italia, dal 2014 appunto, e quindi questa è una manifestazione che ci permette di promuovere il territorio insieme agli altri borghi. Il club dei borghi lucani è composto da 9 comuni, quindi grazie alla regione, all'APT e ai GAL siamo qui oggi per promuovere le nostre bellezze naturalistiche, architettoniche, la nostra storia, i nostri bei centri storici in un momento in cui lo spopolamento purtroppo è tra le piaghe sociali, ma c'è anche la bella novità del ripopolamento, quindi la possibilità di lavorare appunto sui borghi affinché la promozione possa portare ad investire su se stessi e quindi di migliorare anche l'aspetto ricettivo e quindi anche l'aspetto dell'accoglienza, che è poi una delle caratteristiche principali della Basilicata. Noi siamo qui appunto per promuovere e per dire a tutti i visitatori venite a trovarci perché da noi si mangia bene, si vive bene, ci vive in relax, l'aria pulita, l'ambiente straordinario e quindi la Basilicata davvero che la vive da protagonista questa BIT. Tra i borghi più belli d'Italia anche il comune che lei rappresenta e che ovviamente ha avviato questo percorso già da tempo e che adesso trova e raccoglie i suoi frutti in una prossima programmazione che vi vedrà protagonisti. Sì, infatti, e siamo proprio qui a presentarla questa programmazione e la presentiamo in una maniera del tutto nuova perché è la prima volta che i borghi più belli d'Italia e lucani si riuniscono, si mettono in rete e decidono di presentarsi in questa straordinaria piattaforma che è la Borsa Internazionale del Turismo qui a Milano per dimostrare come l'esperienza, la visita dei nostri borghi in realtà si trasforma da meta in destinazione. Da ordinaria visita a straordinaria esperienza. Dal bilancio lucano a quello pugliese si chiama POP, il progetto grazie al quale i comuni pugliesi referenti per la produzione della ceramica mettono a sistema le proprie potenzialità. Si chiama Pottery of Puglia o più semplicemente POP, il progetto grazie al quale i comuni pugliesi referenti per la produzione della ceramica mettono a sistema le proprie potenzialità per dar vita a un marchio unitario che permetterà tuttavia di conservare le singole peculiarità territoriali. Il progetto è stato lanciato durante la BIT di Milano. È importante sottolineare l'identità di ciascun comune che si mette in rete, una rete di 6 comuni che ha realizzato POP, un brand unico per promuovere i territori attraverso la ceramica di Puglia, un sistema
sistema che davvero potrà valorizzare le nostre identità singole all'interno di un comune, di un distretto comunale, quale la Regione Puglia si sta impegnando per farlo. L'eccellenza la sta facendo da padrona in questa BIT, ma anche la rete tra i comuni. Quanto è importante lavorare in sinergia? Ma intanto sono le linee di sviluppo dei progetti europei e regionali, noi siamo in quel solco, ma soprattutto perché insieme riusciamo a fare un grande lavoro di confronto e di contaminazione culturale e artistica. I comuni ragionano ormai nell'idea di costruire un prodotto che abbia una visione e abbia un futuro. Pop è il futuro della ceramica di Puglia perché è popolare, ma è anche pop. La musica, i rumori, il suono delle botteghe è un rumore, un suono pop che noi vogliamo far ascoltare ai turisti quando vengono nelle nostre botteghe. Io credo che questo brand che è stato promosso quest'oggi qui alla BIT ha un significato storico importante, poiché si va al di là dei propri campanili, quindi la tradizione della maiolica non è più cittadina ma è regionale, quindi riusciamo ad esportare con questo brand la tradizione della maiolica locale a livello nazionale ed internazionale, quindi riprendiamo un po' quelle che sono le peculiarità di tutti e sei i comuni che ormai fanno parte e hanno evidenziato la storica tradizione della maiolica e insieme si lavorerà sinergicamente. Pop è un marchio giovane, è un marchio che avvicinerà senz'altro i giovani al tema dell'artigianato, della maiolica, è importante perché sostiene l'imprenditoria, sostiene l'artigianato artistico, sostiene la promozione turistica del territorio. L'eccellenza, in questo caso la ceramica, diventa valore aggiunto per fare rete, per promuovere i territori. Quali prospettive si aprono? Importantissime prospettive che partono dalla volontà di collaborare e di cooperare. L'artigianato, i maestri ceramisti pagano lo scotto di una divisione. Nelle nostre comunità sono stati lasciati soli per troppo tempo e hanno pagato lo scotto di questo abbandono. Con il progetto POP si sono sentiti riabbracciati e come abbiamo riabbracciato loro abbiamo riabbracciato l'intera comunità. Abbiamo l'obiettivo e lo conseguiremo stando tutti insieme di promuovere il nostro territorio attraverso la capacità delle nostre botteghe di fornire servizi turistici avanzati, esperienziali. Vedere un bambino che lavora la terracotta è il più grande insegnamento per le nostre comunità. Plasmare quella terra è un'esperienza turistica che i nostri territori sono in grado di offrire. La peculiarità del nostro comune è quella della ceramica, della terracotta. L'argilla è un materiale che è insito nel nostro DNA, perché è proprio la struttura geomorfologica del nostro territorio, diciamo, che ha questa ricchezza, cioè quella dell'argilla. Quella di oggi è un'occasione unica, un'occasione per iniziare un percorso identitario importante e insieme alle altre città di affermata tradizione ceramica pugliese. Fare rete per promuovere l'eccellenza mantenendo la propria identità, il valore aggiunto che arriva da questa BIT. Guarda, oggi il turismo, diciamo, la fruizione è completa, diciamo, è a 360 gradi ed è il territorio che esprime le peculiarità. Quindi o ci si presenta con una massa di proposte interessante e quindi l'idea della rete nasce da questo assunto. La rete ci permette di fare quell'offerta culturale ampia, perché non si tratta solo di ceramica in cui ognuno rappresenta la propria specificità. Ad esempio la mia comunità è specializzata nella ceramica d'uso, nella ceramica di uso quotidiano, grottaglie per esempio su altre tipologie, terlizzi, quindi ognuno ha una caratteristica, ma nell'insieme ecco, si tratta di costruire un ordito, una trama fra territori. Giovanni. Beh, devo dire che mi piaceva molto ascoltare tutto questo perché ci sono una serie di stimoli che vengono anche da questo momento espositivo, da questo contatto con l'esterno, con il mondo esterno, importantissimo, ma ci sono stimoli che sono stati realizzati, si sono materializzati nella presenza alla BIT, ma che hanno anche delle indicazioni per il territorio, come per esempio quello che è venuto fuori per quel che riguarda in particolare i GAL, che sono i gruppi di azione locale, e tutto il discorso che ha a che fare con la Lucania Interregionale,
esteriore, che poi è anche il nome di un GAL, dopo il rilancio dei primi due bandi sul tema del miglioramento delle condizioni delle popolazioni rurali, ma anche cosa fare in quel territorio, 32 comuni, e tutto questo è sicuramente un percorso che porta a fare rete, a innovare, ed è anche quello che viene fuori dal Presidente, quello che ha anche raccontato e ribadito in una nota il Presidente della provincia di Potenza, Giordano. Avvertiamo la necessità di fare rete nel territorio provinciale, in primis tra le istituzioni e contestualmente con tutte le aziende private del settore turistico, molto importante il rapporto pubblico-privato, sicuramente è strategico e darà dei frutti. Va anche detto però anche che c'è un borgo in particolare che ha creato molta curiosità, un borgo, un comune, è Rotonda, no? E il borgo ospitale, così l'hanno chiamato, ed è venuto fuori che c'è stato interesse dei buyers rispetto al borgo ospitale di Rotonda, e lo ha detto proprio una nota del comune che aggiunge come da domenica all'interno dello stand della Regione Basilicata il piccolo centro nel cuore del Parco del Pollino ha messo in mostra le sue bellezze, puntando anche per questo nuovo anno su un turismo sensoriale, emozionale, attraverso le esperienze. Presente proprio lì l'ideatore del borgo ospitale, e i buyers, ha confermato, i tanti buyers ci hanno chiesto notizie. Abbiamo spiegato che a Rotonda è possibile durante tutto l'anno vivere esperienze uniche, autentiche, indoor e outdoor, innanzitutto grazie all'ospitalità nell'albergo diffuso realizzato grazie al sapiente recupero architettonico di antiche dimore del centro storico. Insomma, la BIT ha conosciuto la presenza di migliaia di compratori, di tantissimi visitatori, ma soprattutto ha conosciuto anche la voglia, l'importanza e, diciamo, la disponibilità a mostrare quello che i territori pugliese e lucano sono in grado di offrire. Alcuni dei paesi apulo-lucani hanno delle situazioni assolutamente eccezionali, alcuni poi sono anche tra l'altro ben frequentati, anche moltissimo frequentati, moltissimo dal turismo internazionale. Avremo anche un G7, come sappiamo tutti, in Puglia. Beh, tutto questo non può che farci pensare e sperare nel futuro. Grazie Giovanni, vediamo ora se è pronto il nostro prossimo collegamento. Ancora no, ti inviteremo ancora no, a seguire. E allora devo raccontare qualcos'altro, perché c'è una cosa che mi piace molto e che me l'ero tenuta per quasi una chiusura. Allora immaginate, c'è un nefrologo, sapete, i nefrologi si occupano di reni, no? E di funzionalità renale. Questo nefrologo, no? Che ha un nome e un cognome, si chiama Luciano Tartaglia, è un nefrologo del Policlinico di Riuniti di Foggia. Insomma, oltre a fare il suo egregiamente il suo mestiere, è un artigiano eccezionale, ha iniziato a produrre, no? Piccoli pezzi artigianali, sono pochissime quantità, di prestigiosissime chitarre. Praticamente lui lavora, come in un filmato vediamo un tale che si occupa di delitti e che invece costruisce barche nel seminterrato, qui abbiamo il nefrologo che effettivamente costruisce chitarre, strumenti musicali, e anche perché c'è sempre un rapporto stretto tra la musica, la numerologia e anche la medicina. Beh, costruisce questi strumenti, e qualcuno è stato anche, come dire, è finito nelle mani di persone e di musicisti importanti. Niccolò Fabi ne ha una, ed è, dice Tartaglia, scelgo personalmente i legni, anche perché i legni sono differenti, questo penso si sappia, l'abete per la tavola, poi ancora l'acero per le fasce, fondo e manico, e poi lavoro senza l'ausilio di macchine. Tenetelo presente questo fatto.
Prosegue il nostro spazio quotidiano dedicato alla prima settimana nazionale delle STEM, le materie, le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca fino all'11 febbraio. E con orgoglio salutiamo il nostro ospite di oggi, il dottor Domenico Dell'Edera, direttore del laboratorio di genetica medica e immunogenetica dell'ospedale di Matera. Ben ritrovato, dottore, questa volta non in presenza. Non in presenza, sono quindi in una diretta Skype. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È sempre un piacere, dottore. Allora, settimana delle STEM, stiamo parlando di quanto sia importante lo studio delle materie scientifiche che abbracciano quindi anche la medicina. Chi più di lei può dirci quanto sia fondamentale approfondire questi aspetti? Lei che tanto si impegna sul campo tutti i giorni, e parliamo anche di superare il gender gap di queste discipline con il coinvolgimento delle donne. Se non ricordo male, lei ha due ragazze, due figlie che studiano proprio medicina. Sì, sì, ho due figlie femmine che hanno intrapreso quindi lo studio quindi della medicina e della chirurgia, ma anche il mio, quindi il laboratorio che mi onoro di dirigere, la maggior parte è costituita da personale da gender femminili che hanno quindi un quid che porta, legato alla loro sensibilità, alla loro capacità, attitudine della ricerca, che porta il laboratorio di genetica medica della regione Basilicata a livelli nazionali e internazionali nell'ambito anche della ricerca e della diagnostica. Si può fare ricerca anche dalle nostre parti, dottore, lei lo sta dimostrando con il lavoro quotidiano. Quando noi parliamo di ricerca pensiamo che sia qualcosa di astratto che compete soltanto a dei laboratori, quindi di ricerca, che hanno un compito di studiare in maniera quindi predittiva alcuni effetti di alcune patologie e trovare il rimedio. Bene, la ricerca, possiamo distinguere una ricerca quindi di base e una ricerca invece da applicare nel campo della diagnostica. Il laboratorio di genetica medica di Matera ha dimostrato sin dal 2007 di attuare dei programmi di ricerca finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi ed eventuale cura delle patologie genetiche. Vi annumero dei progetti che noi abbiamo fatto e siamo stati quindi forse i primi in Italia ad attuare, come ad esempio lo screening delle patologie cromosomiche fetali estraendo dal sangue materno il DNA fetale e sul quale puoi studiare l'eventuale presenza o meno di quelle anomalie cromosomiche che possono quindi generare o far nascere dei soggetti con queste patologie, la più famosa è la sindrome di Down. Ma la regione Basilicata si presta bene a questi studi, specialmente in ambito della prevenzione di quelle patologie genetiche che non possono quindi essere, quindi non hanno quindi possibilità di cura. Nel 2014 abbiamo riattivato un programma di screening del portatore di fibrosi cistica in collaborazione con il centro regionale di fibrosicistica diretta dal dottor Donatello Salvatore, nel quale abbiamo quindi screenato la popolazione lucana e abbiamo quindi compreso quanti soggetti portatori sani di questa malattia, cioè della fibrosicistica, abbiamo quindi trovato quei cluster, cioè quelle famiglie dove quindi poter quindi andare a fare un'azione preventiva, perché si va a insidiare il gene malattia. Un altro esempio storico che abbiamo quindi attuato è lo studio delle talassemie, cioè i soggetti che hanno quindi problemi nel sangue, quindi l'anemia mediterranea, e abbiamo visto quindi con questo studio grosso che abbiamo fatto dal punto di vista molecolare che il 10% della popolazione della costa ionica è portatore di anemia mediterranea. E non ultimo il progetto che abbiamo attuato, un progetto pilota sullo screening molecolare dell'atrofia muscolo-spinale, sul quale quindi abbiamo inserito in questo test all'interno del percorso di gravidanza delle donne nel primo trimestre di gravidanza, isolando quelle donne che sono quindi portatrici e su di esse attuando quell'attività quindi di prevenzione atta ad individuare la possibilità che il feto possa nascere affetto da atrofia muscolo-spinale e che una patologia
che può essere quindi curata all'atto della nascita facendo un farmaco innovativo e quindi debellando la patologia all'atto della nascita di un eventuale bambino che potrebbe quindi avere, se non curato con questa terapia genica, l'atrofia muscolospinale, che è la patologia infantile neonatale altamente letale in questa epoca di età. Risultati straordinari raggiunti dal tutto il suo staff, dottore, io la ringrazio, era giusto parlare di tutto questo in questa settimana speciale, e a risentirci e rivederci a presto. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Buon lavoro, ciao. Giovanni. E anche perché questo è un argomento, ne stavo parlando, prima parlavo di altro, no? Che nel discorso del nefrologo e delle chitarre, ma voglio dire, i passi avanti e quello che si riesce a fare, come si riesce a far funzionare, nonostante le tante difficoltà che conosciamo tutti e che vive la sanità a Pulo Lucana, perché non è solamente un problema di una regione o dell'altra, c'è un discorso complessivo che va sempre tenuto presente e affrontato, perché altrimenti non ci si ritrova più nelle valutazioni. Un discorso complessivo per farla funzionare al meglio, sempre e comunque, ma che anche deve riconoscere come in certi casi abbiamo già grandi presenze e forze e sagge azioni messe in campo per fare in modo da garantire, nonostante le tante difficoltà che conosciamo, da garantire una assistenza sanitaria che continui ad essere anche, come dire, un punto di riferimento e continui sul percorso della crescita, dell'innovazione, purtroppo confrontandosi anche con oggettive difficoltà che non sono mai finite e che sono sempre lì che ci attendono, vale a dire le difficoltà connesse alle liste d'attesa, a quello che bisogna fare, alle non funzionalità, ai disservizi. A questo punto però io direi che possiamo anche andare velocemente a vedere, ma proprio velocemente, no? Intanto una notizia preoccupante, gli studenti con i coltelli, è una cosa che sicuramente non può essere proprio tenuta trascurata, perché diventa veramente impressionante questo fenomeno per il quale abbiamo persone che vanno a scuola, minorenni che vanno a scuola armati, la fuga, poi il sangue e le urla, accoltellata a 16 anni da un rivale fuori dalla scuola, 18enne arrestato, ha colpito il ragazzino in mezzo agli altri studenti, ma anche la prof ferita dal 17enne perché ha proposto di bocciarlo. Varese è contestata la premeditazione, il ragazzo fu poi promosso d'intesa tra famiglia e istituto. Anche questo è un momento preoccupante, così come non possiamo neanche dimenticarci dell'orso M90, dice che c'entra con gli umani, c'entra tutto, abbattuto l'orso, il radiocollare e il blitz ordinato da Fugatti, quindi siamo in Trentino e lo denunceremo, dicono le associazioni animaliste, l'ira delle associazioni, e dice Pichetto Fratin, questa non può essere la strada, pene più severe per i reati contro gli animali, è quello che in particolare è contenuto nella proposta della Brambilla di Noi Moderati. Siamo alla chiusura, la chiusura la facciamo su questo discorso che mette insieme il provvedimento per i pesticidi, no? E quindi una mazzata per il bio cosiddetto, e Sanremo. LK, punto di svista, eccolo qui, dice il primo bio è morto, non Dio, bio è morto, famosa riferimento alla canzone di Guccini, dice l'altro, dirigono l'orchestra San Meloni e Salvini, e con questa vi saluto, è l'ironia di LK, e vi dico alla prossima. Grazie Giovanni e grazie a tutti voi di averci seguito anche oggi, buona giornata.